Nei primi 6 mesi del 2020, la crisi innescata dalla pandemia ha travolto il mondo del lavoro autonomo e professionale. È quanto emerge dal quinto rapporto sulle libere professioni in Italia, curato dall'Osservatorio di Confprofessioni. L'ondata della pandemia Covid-19 ha colpito duramente il settore libero professionale e del lavoro autonomo in generale. Gli autonomi sono calati di 170.000 unità e i liberi professionisti sono calati di 30.000 unità. E finora gli aiuti ai professionisti si limitano all'indennità di 600 euro, introdotta dal decreto Cura Italia ed erogata dalle casse di previdenza professionali. Dopodiché non abbiamo più avuto nessun altro tipo di intervento, non abbiamo avuto altri tipi di ristori, non abbiamo avuto altri tipi di contributi a fondo perduto che sono stati invece riservati al mondo delle imprese. Oggi più che mai c'è bisogno che anche i professionisti vedano un intervento economico a loro favore. E le professioni vedono nel recovery plan un possibile volano di ripresa per il comparto. Noi quindi ci aspettiamo che anche il recovery plan, al di là di quelli che sono i capitoli di spesa sul digitale, sui cambiamenti climatici, sull'ambiente, ci siano anche delle risorse destinate al sistema professionale per essere sostenuto, per fare i contratti di rete, per fare la multidisciplinarità, per dare maggiori risorse a un comparto importante che è stato molto trascurato.